Amiche e amici tifosi pisani, rieccoci qua per la settima giornata di campionato, trasferta complicatissima oggi a Castellammare di Stabia contro la Juve Stabia, che è partita molto bene nelle prime quattro, poi nelle ultime due sconfitte, una casalinga col Palermo e il 3-0 di sabato scorso contro il Modena a Modena. Il Pisa ancora imbattuto, 5 vittorie consecutive dopo il pareggio alla prima giornata contro lo Spezia, comprensivo dello 0-3 datoci per la partita col Cittadella, dove c'è stato l'errore di Desogus, ormai storia che conosciamo tutti alla perfezione. Ripeto, partita molto complicata su un campo difficile, sintetico, stadio molto piccolo, molto compatto, si fanno sentire i tifosi della Juve Stabia, ma si faranno ancora più sentire i nostri 300 grandi tifosi che hanno raggiunto la Campania. Ci siamo, dovrebbe essere tutto risolto, sempre qualche problemino, doveri, fischietto in bocca, avviato il cronometro, partiti, forza ragazzi, forza Pisa. Occhio ragazzi su calci d'angolo, occhio. Mamma signore, Dio è sempre buona, via 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 di lì, via di lì. Traversa dello Juve Stabia, ancora una volta sul calcio piazzato. Una remma impestata ladra. Tutte le volte che battano un calcio di punizione o qualcosa bisogna tremare. Oh, ma che è Real Madrid? Ma buttala via! Ma guarda te, ma guarda te! Ragazzi, in area di rigore buttiamola via però, eh. Porca ma che culo, te! Maremma impestata. Comunque, 11 minuti, noi non siamo entrati in campo, ragazzi, eh. Cioè, alla fin fine mi rompe i coglioni dirlo, ma è quasi meritato questo vantaggio della Juve Stabia, eh? Perché noi non ci siamo. Diamoci una svegliata, perché così non va bene. Gli ci ha picchiato nel piede quasi. Ni ci ha picchiato. Allora è vero, stava già avuto culo, perché un palo, una traversa, va bene. Però... sì, ma sveglia ragazzi, eh. Cominciamo a giocare, entriamo in campo perché siamo rimasti negli spogliatoi. E ora si comincia. Poi batto un fallo laterale un quarto d'ora. Ma Moreo l'ha messo a marcare Omo velo lì. Ma dai, via. Non ci si sta capendo una sega. Cioè, in mezz'ora non ci stiamo capendo niente. Questi arrivano da tutte le parti e noi siamo completamente in balia. Finisce qui, e meno male direi, anche il primo tempo fra Juve Stabia e Pisa. I campani sono in vantaggio per 1-0, un Pisa totalmente in balia del possesso palla, delle giocate delle Vespe giallo-blu, un Pisa irriconoscibile, devo dire la verità, lungo, con tante cose strane, forse la scelta di Touré messo sui tre davanti, un Moreo in marcatura d'uomo su un giocatore della Juve Stabia che ho compreso poco, devo dire la verità. Comunque sicuramente ora Pippo Inzaghi farà una bella lavata di capo a tutti, perché oggi non si è salvato nessuno in questi primi 45 minuti, speriamo nel secondo tempo, e come sempre forza ragazzi, forza Pisa! Amiche, amici tifosi pisani, rieccoci qua, le squadre sono rientrate in campo per questi secondi 45 minuti, speriamo di vedere un'altra partita, perché il primo tempo è stato veramente molto deludente da parte dei ragazzi di Inzaghi. È uscito Touré, è entrato Angori e entrerà anche Vignato, vediamo al posto di chi... allora Angori al posto di Beruatto e Vignato al posto di Touré. Scelta strana quella di comunque di non schierare Alessandro Arena, ad esempio. Si punta tutto su Vignato là in cima, però almeno è un giocatore di ruolo al posto di Touré. Speriamo anche di non vedere più Moreo a uomo su quello della Juve Stabia, perché non si può vedere. Battiamo noi, vediamo, è tutto pronto, fischietto in bocca, cronometro avviato, partite, forza ragazzi, forza Pisa, tirate fuori le palle. Tira! Moreo, no! Stefanone! Primo tiro dopo 56 minuti e 17 secondi. Bonfanti! E poi Stefanone, ragazzi! Stefanone almeno c'entra la porta. Mannaggia la miseria! Dai, dai, dai! Che sia la sveglia questa! Che sia la sveglia! Forza!
Porca miseria! Vaffanculo, è angolo? Ma come fa a non essere angolo? Ma andava in porta, andava, eh! Avrà fischiato 54 falli, avrà fischiato. Porca miseria, era buona questa lì. Questa era buona, questa era una bella palla. Ma l'ha toccata? Porca miseria, ci è arrivato un po' lungo. Che palla però che era questa. Porca miseria, via, finita, via. Vabbè, quando cerchi il pareggio. Però su una ripartenza, anche qua su un calcio di punizione dalla loro limite dell'aria, ti fai trovare scoperto in questo modo. Ma com'è possibile? Io capisco tutto, un contropiede, qualcosa. Cioè, da una punizione del portiere ti sei fatto comunque trovare completamente scoperto. E niente, via, oggi è andata così, dai. Vabbè, da mettere in archivio, dimenticare, resettare tutto e pensare a Cesena. Dai. Che finisca presto sta partita. Finisce qua 2-0 per la Juve Stabia, partita no per i nostri ragazzi. Sì, nel secondo tempo qualcosina in più abbiamo visto, ma non è servito per recuperare lo svantaggio del primo tempo. Poi la Juve Stabia nel finale l'ha pure chiusa con il raddoppio, un Pisa insufficiente, ma una partita molto sporca, fallosissima, con il rosso a Vignato che era stata data punizione a noi, poi con l'on field review hanno rivisto e la punizione è diventata per loro e con l'espulsione di Vignato. Una brutta partita, una brutta domenica per i ragazzi di Inzaghi. Archiviare subito, resettare il cervello, pensare al Cesena e mandare a fanculo questa partita veramente, veramente molto storta. Ci vediamo sabato prossimo per Pisa-Cesena e come sempre, forza ragazzi, forza Pisa!